San Giuliano del Sannio si trova qui, in Molise. Adagiato su verdi colline, a 329 metri sul livello del mare, il paese si affaccia a ridosso della valle del fiume Tammaro. Qui sorge la splendida città romana di Sepinum, conosciuta anche come Altilia, avamposto dell'impero romano in quello che fu il territorio dei Sanniti. A 15 km da Campobasso, capoluogo di regione, a poca distanza dalla stazione sciistica di Campitello Matese, vicino allo storico percorso del tratturo Pescasseroli-Candela. Questo territorio è stato luogo di popoli stoici, di conquistatori, di re, di regine, di duchi e marchesi, di allevatori e contadini, di briganti e streghe. Ricco di storia, San Giuliano è circondato da un ambiente pulito, con ampi spazi e possibilità di percorrerli e viverli in modi diversi. Attorno al piccolo borgo esplode una ricca vegetazione di un verde intenso, circondata da fitti boschi. Attraversarli è possibile anche grazie a molti percorsi, come quello del CAI, dedicato ad un cittadino illustre del passato, il botanico Nicola Antonio Pedicino, scienziato di valore che nel 1872 diede vita all'orto botanico di Portici, in provincia di Napoli. Alla base di questa ricca vegetazione, tutto viene cullato dallo scorrere perpetuo dell'acqua. L'acqua è una risorsa abbondante della zona. Numerose le sorgenti, le fontane lungo i percorsi antichi. La generosità della terra fu sfruttata, fino a tempi relativamente recenti, per azionare numerosi mulini. La macinazione del grano è stata un elemento fondamentale per lo sviluppo del paese. Anche oggi è possibile visitare una di queste strutture, tuttora in funzione. Seguendo il rumore dell'acqua, si può tornare indietro nel tempo. Il paese ha origini che risalgono al fiero popolo dei Sanniti. All'interno del territorio comunale sono conservate importanti tracce di strutture murarie di epoca romana, attribuibili all'impianto di una villa rustica romana di epoca imperiale. Gli scavi archeologici in corso stanno restituendo abbondante materiale ceramico. I reperti attestano l'appartenenza della villa ai Nerazzi, la famiglia che arrivò ad occupare posizioni di vertice nella cultura, nell'amministrazione e nel potere politico dell'impero. La struttura, nella sua posizione strategica, denota un rapporto di interdipendenza con la vicina città romana di Altilia. Gli scavi archeologici dell'Università degli Studi del Molise stanno raccontando come l'insediamento diede l'avvio ad una forma di colonizzazione agraria e al popolamento stabile della zona. La prima vera strutturazione del paese, difatti, avviene su una collina, circondata da pianure e corsi d'acqua. Il centro storico, che ancora oggi conserva la sua struttura originale, è indiscutibilmente di origine medievale, tra il IX e l'XI secolo. Ancora oggi, nella parte più antica del paese chiamata Fosso, sono distinguibili le mura di cinta, con basi a scarpa e fondazioni in parte visibili e in parte agglomerate nell'abitato. Grazie ad un documento del 1098 si è potuto risalire alla denominazione medievale del borgo, Castrum Sanctus Iuliani, feudo del cavaliere normanno Roberto de Molina, nipote del conte di Boiano Rodolfo de Moulin. Da allora, fino al 1800, diversi signori feudali succedutisi. Ognuna di queste contaminazioni ha lasciato tracce in stemmi e simboli su architravi. A Severino Longo è attribuibile il bellissimo palazzo marchesale, sorto sulle rovine dell'antico castello, al centro della piazza del paese. Il palazzo marchesale ha subito negli anni diversi interventi. Mantiene la sua struttura inalterata e l'architettura quadrangolare. L'ampio portale d'ingresso era necessario per il transito dei cavalli e delle carrozze. All'interno del palazzo è possibile ammirare sulla parete una epigrafe a ricordo del soggiorno e pernottamento nel 1847 di Ferdinando II di Borbone e del suo seguito reale. Oggi il palazzo marchesale ospita al suo interno la stazione di rilevamento sismico Ascanio Filomarino, duca della Torre, la sala della rimembranza con studi in gesso dello scultore Michele Guerrisi, una mostra permanente del culto di San Nicola a cura dell'Associazione Culturale Insieme con foto, reperti e documenti.
Il palazzo, in origine, aveva una torre difensiva, successivamente restaurata e trasformata in torre orologiaia a inizio Novecento. La torre si presenta semplice nella struttura, ma suggestiva, data la perfezione degli imponenti blocchi in pietra, della merlatura e delle feritoie. Ad oggi il manufatto ospita una raccolta epigrafica proveniente dal territorio comunale, 5 epigrafi e un sarcofago, nonché antichi strumenti contadini. San Giuliano del Sannio ha 3 chiese di diverse dimensioni. In ordine crescente, la Cappella di Sant'Antonio è una piccola cappella che sorge in prossimità della piazza principale, costruita dal popolo nel 1700. La chiesa di San Rocco sorge sul punto più alto del paese. La struttura muraria, la pavimentazione e le entrate sono interamente in pietra. Al suo interno è visibile un solo altare in marmi pregiati policromi risalenti al 1700. La chiesa più importante è la chiesa di San Nicola di Bari. La struttura ha subito numerose trasformazioni edilizie. La primitiva cappella romanica fu distrutta dal terremoto del 1456 e sostituita a metà del 500 con una chiesa rinascimentale. Quest'ultima fu rasa al suolo dal sisma del 1805 per poi essere ricostruita più ampia. L'interno è ad una navata, con la presenza di un leone stiloforo del progetto originale sull'acqua santiera. La chiesa si arricchisce anche di affreschi del pittore molisano Trivisonno e di un tabernacolo cinquecentesco. Importante e degna di attenzione è la statua di San Nicola, di Giacomo Colombo, del 1724. La statua è circondata di paramenti sacri molto ricchi e si presenta maestosa nell'atto di benedire. E San Nicola è un elemento fondamentale della storia e dell'identità del paese. La festa patronale dedicata al santo si svolge in 2 giorni, l'8 e il 9 maggio, che coincide con la rievocazione della traslazione delle reliquie del santo. Questo evento ha un ruolo primario nei cuori dei sangiulianesi residenti e anche di quelli all'estero, nei cuori dei devoti e anche dei meno devoti. Le particolarità di questa festa, ciò che la rende unica, sono molteplici. L'8 maggio avviene l'asta delle bandiere, in cui la cittadinanza, riunita in piazza, partecipa ad una gara per avere l'onore di portare in processione le 2 bandiere che seguono il santo, una per gli emigrati dell'America del Nord, una per gli emigrati dell'America del Sud. La celebre pesatura dei bambini che avviene in chiesa per ribadire la protezione del santo verso le generazioni future e la suggestiva parata dei fucilieri. Apparsa per la prima volta nel 1820, la figura del fuciliere è strettamente legata alle vicende di quegli anni. Cittadini in vista o abili nell'utilizzo dell'arma venivano assoldati per questioni di ordine pubblico. La loro devozione e le abitudini dell'epoca portano presto alla consuetudine di sparare colpi in aria nei giorni di festa. La parata, istituita successivamente, mette a regola questi comportamenti e negli anni sono numerosi i cittadini, molti dei quali giovani e di ambo i sessi, che imbracciano fucili caricati a salve e indossano il vestito della festa. Scortando il santo nelle vie del paese, gli improvvisati moschettieri esplodono in aria potenti colpi che si mischiano al suono perpetuo delle campane. Tra cuori commossi e qualche innocuo spavento, la tradizione viene portata avanti con devozione e capacità di rinnovamento dall'Associazione Fucilieri di San Nicola e dal Comitato Festa. Uno spettacolo unico sul territorio regionale e raro a livello nazionale. Le antiche tradizioni vengono riportate in vita anche grazie alla Compagnia d'Arte Popolare. Il gruppo, che negli anni è riuscito a rinnovarsi con grande determinazione, porta in scena canti, balli e usanze del passato contadino, come la lavorazione della canapa, il corteggiamento, i balli della festa e le ninne nanne. Da molti anni il gruppo patrocina un grande evento internazionale. Gruppi folk di ogni parte del mondo, ogni anno sempre diversi, si alternano portando colori, canti e balli del proprio paese. Il Festival Incontri porta in scena la necessità di essere curiosi, di conoscere e farsi scoprire. Ma San Giuliano del Sannio, oltre ambiente, storia e tradizione, è anche sport. Il paese è infatti dotato di un campo sportivo polifunzionale immerso nel verde che negli anni ha visto anche la presenza di squadre delle serie maggiori come la Lazio e il Cagliari. L'impianto, tuttora in funzione, è tra i più belli del circondario grazie alla sua posizione e alla meravigliosa cornice naturale. Molte sono le associazioni che sfruttano le possibilità naturali del territorio.
C'è la possibilità di allenarsi nel tiro a volo grazie alla presenza di un poligono specializzato. Si possono fare escursioni a cavallo o imparare a galoppare presso una struttura adeguata. L'Associazione Sportiva Calcistica e di Corsa Podistica ASD Atletico San Giuliano del Sannio, inoltre, ogni anno organizza diversi eventi, come la corsa Percorrendo San Giuliano, con una numerosa partecipazione di professionisti ed amatori. Per gli amanti dei motori, ci sono altre occasioni da non perdere. Il gruppo Zavorra Bikers organizza un motoraduno annuale, sempre più frequentato, oltre ad escursioni e motogiri. Per gli appassionati delle quattro ruote, invece, ogni anno c'è la possibilità di assistere al celebre Slalom di San Nicola, evento di rilievo che richiama sportivi professionisti ed amatori. In questi giorni il paese diventa più rumoroso, ma ricolmo di energia. Conservati negli anni e tramandati quasi in ogni casa del paese, ci sono i pezzi forti della cultura sangiulianese, i piatti tipici. Qui è possibile mangiare piatti come maccheroni con le noci e baccalà racanato, tipici del periodo natalizio e vere e proprie bombe di sapore, i fiadoni, tipici del periodo pasquale, pizza e menestra, che rielabora ingredienti poveri per un piatto nutriente che potesse dare conforto da giornate intense di lavoro. Alcuni, anche tra i più giovani, portano ancora avanti la produzione del pane o di formaggi e salumi fatti in casa. Buon cibo, la natura, lo sport, la storia, l'accoglienza sono solo alcuni dei modi per raccontare questo territorio che aspetta di essere esplorato. San Giuliano del Sannio è un paese adagiato su verdi colline, ricolmo di storia e di possibilità. Manchi solo tu. Ti aspettiamo!